Ehi là, sono tutte ragazze e ragazze, benvenute e bentornate in questo mio nuovissimo video. Come detto dal titolo, oggi Haul di Shein. Non mi è mai capitato di comprare tante cose su Shein, ho sempre comprato delle cose, magari un costumino qua, un vestitino là, non ho mai fatto un grande ordine. Però il giorno di Pasqua ero su Instagram, stavo passando le storie, mi è uscita la pubblicità e ho visto dei vestiti veramente veramente carini. Mi sono lasciata influenzare e ho fatto un bell'ordine. Ho preso veramente un po' di cose, infatti sono due pacchi e ora li apriamo insieme. Partiamo da questo qua più piccolino. È passato un po' di tempo, quindi non mi ricordo benissimo quello che ho preso. Ah, ok, questo me lo ricordo. Questi sono dei pantaloncini barra gonnellina. Oddio, che bella! Bellissima! Sono fatti veramente veramente bene. Hanno questa balsa trasparente qua davanti, però appunto sotto ci sono i pantaloncini bianchi e hanno la cernierina qua dietro. Io come taglia ho preso la S. Poi comunque dopo li indosso così vediamo primo se è la taglia giusta e due come stanno. Spero che non siano troppo trasparenti perché c'erano anche neri, però dai, era troppo carina, era troppo estiva e non potevo lasciarla lì. Per metterla subito alla prova c'ho sotto le mutande nere, quindi a me da qui sembra che non si vedano. Poi fatemi sapere. Forse è leggermente corta, però il fatto che ha questa balsa secondo me mi salva. E questa la ricomprei assolutamente. Semplicemente la sera con un bel top anche nero, il sandaletto d'estate è bellissima, super approvata. Secondo articolo, questo ho già visto. Se mi sta come sta in foto, secondo me è spettacolare. Non so, questo è tipo la sottomarca, tra virgolette. È un vestitino che dovrebbe avere tutta quanta la schiena scoperta. Oddio, questo è trasparentissimo, ragazze. Cioè, spero che indosso, guardate. Non so come farvi vedere quanto è trasparente. No, non si vede. Vi assicuro che dal vivo è trasparentissimo. Comunque, vestitino fatto così, quindi sopra è attillato, dietro ha tutta la schiena scoperta e ha tutto questo intreccio di lacci. E poi si va a concludere così. Con due balze sotto, c'era in tantissimi colori. Io ho deciso di prendere questo verde militare che secondo me dà una luce incredibile con l'abbronzatura, sta da Dio. E non so, anche questo vi devo dire la verità che mi sembra molto molto bello. Ragazze, questo compratelo perché secondo me è bellissimo. Tra l'altro mi sono dimenticata di dirvi che è una tutina, quindi qui è chiusa. A parte che questo colore qua, nonostante sia scuro, tra virgolette, dà tantissima luce. Guardate dietro. Secondo me sono un po' troppo lunghi, nel senso che sicuramente li taglierò, però è stupendo. Il fatto che sia regolabile anche qua dietro vi permette di sbagliare anche leggermente taglia. Non è neanche corto, che era una mia paura. Se vi interessa, io sono alta più o meno 1,72 e ho preso di tutto una S. L'unico problema è che mi sembra uno di quei tessuti che appena prendete dentro, magari con l'anello o vi si impiglia da qualche parte, si iniziano a tirare tutti i fili. Però per il resto, modello approvatissimo. Siete troppo felici, questo è bellissimo. Passiamo ora al pacco più grande. Parto da una cosa che non è un vestito, però la volevo tantissimo. Ed è semplicemente questa ventosa qua da attaccare dietro il telefono per poi attaccarlo, che ne so, sulla finestra, sugli specchi, dovunque. Però tanto lo conoscete già perché ce l'hanno tutti. Ho preso tantissime cose rosa, partendo da questo pantaloncino qua, carinissimo, che è tipo boxer da uomo. Oddio, il tessuto sembra un po'. Non so come dirvelo. Cioè, secondo me d'estate quando fa caldo lo sentite questo tessuto. Però vabbè, sono belli larghi, belli svolazzini, quindi secondo me non dà troppo fastidio. Hanno le loro taschine, l'elastico in vita è fatto così, questa etichettina qua davanti. Questi, devo essere sincera, carini anche loro. Forse leggermente trasparenti, ho sempre sotto le mutande nere di prima ovviamente. E mi sembra che siano un po' trasparenti, cioè almeno vedo l'ombra qua delle tasche. Però per il resto così, da tutti i giorni, questi c'erano di tutti i colori e niente, io ovviamente ho deciso di prenderli rosa. Ho fatto un po' un haul da principessina, insomma, un po', diciamo, non tanto il mio stile, sono abbastanza maschiaccio, comunque super basic. E ho voluto sfruttare proprio il fatto che i vestiti Shein costano relativamente poco,
per sbizzarrirmi un po' e prendere magari qualche vestitino, qualcosa di un po' più femminile, principesco, che magari se fosse costato di più non l'avrei comprato. Comunque, questo finora è stato capo meno di qualità di tutti. Devo dire che quelli che ho aperto fino adesso, qualità uguale Bershka, Zara. Questo qui è un tessuto, boh, osceno, bruttissimo. Comunque, un vestitino semplicissimo, sfondo bianco panna con queste roselline lilla e ha questo fiocchettino qui qua legato davanti e nulla, le spalline regolabili perché si vede proprio che, cioè sentite, c'è proprio plasticone. Questo in realtà l'ho provato tanto per, però devo essere sincera che indosso non sta malissimo. Mi sono dimenticata di dirvi che anche questa è una tutina, cioè qua sotto è chiusa. E dai, non è malissimo, è molto molto comoda perché è completamente elasticizzata, le spalline sono regolabili, quindi non rischiate che sia cortissima, cioè che appena fate così vi si tira su tutto. E niente, ripeto, il materiale non è eccezionale, però da mettere qualche volta così anche un pomeriggio d'estate, ma alla veloce non sapete cosa mettervi, è carino. Più che altro di questo mi piace tantissimo la fantasia che ha. Prossimo capo, questo un po' più da me, classica canottierina. A me questo taglio qua delle canottiere mi piace tantissimo. Colore marrone, perché quest'anno sono in fissa col marrone. E la particolarità è che ai lati è leggermente arricciata e quindi finisce a V. E secondo me sta da Dio. Sopra un paio di jeans, secondo me è carinissima. E mi piaceva anche un sacco questo lavaggio un po' rovinato che anche qua sulle maniche, bella, questa bella però semplicissima, e se vi interessa questa è tipo la sottomarca, non so se Shein è diviso in categorie, non è. Questa che in realtà credevo fosse la cosa che mi piaceva di più, e in realtà non mi piace per niente, secondo me ho sbagliato la taglia, qua mi fa tantissimo difetto, cioè mi sta mollissima, non so, secondo me non mi sta troppo bene. Dietro finisce più corta, invece davanti finisce più lunga, questa cosa mi disturba, e niente, però secondo me con una taglia in meno sarebbe stata top. So che adesso me la sento tutta molle qua e non mi fa impazzire. Altro capo un po' principesco. No. Anche questo qualità abbastanza oscena. Spero che indosso non si veda troppo perché questo qua era carinissimo. No, però dai, un po' meno del vestito. Poi forse essendo solo top, magari si nota un po' meno. Dopo vediamo. Comunque ha le spalline che vabbè, potete ovviamente slegare e le legate, non so perché sono così lunghi i lacci, cioè uno dove se li deve mettere, vabbè. E quindi la fascia qua sopra e poi sotto ha un'unica balza e la cosa bella è che qua dietro è elasticizzato, quindi non rischiate di sbagliare con la taglia. Questo ha lo stesso identico problema del vestito, nel senso che come concetto mi piace tantissimo, mi piace tantissimo il colore, questi fiori qua secondo me sono fatti veramente bene. È comodissimo perché dietro è elasticizzato. L'unico problema è che il tessuto, secondo me, vi fa sudare tantissimo. Cioè, è proprio plastica, letteralmente. Utilizzato non sempre, sempre, solo qualche volta. Questi fiocchettini qua che avete sulle spalle, carino. Peccato. Altro vestito principesco. Oddio, questo forse è un bel tessuto, ti prego. Ta-da! Oddio, sembra un po' il vestito di carnevale. Vi assicuro che in foto era bellissimo. Io per non sbagliare ho preso di tutto la S. Ho un vestito rosa Barbie che ha le due coppe, tra virgolette, ovviamente sono molli, non sono imbottite. E poi ha queste quattro balze in alternanza tra fiorellino normale, fiorellino normale. E non so perché, però appena l'ho visto mi è piaciuto subito tantissimo. Ovviamente così non rende. Ha la cernierina qua dietro e le spalline regolabili. Ok, con questo forse ho leggermente esagerato, nel senso che ok essere in fissa con rosa, con le cose un po' principesche, però questo veramente sembro, non so, la bambina che deve andare a fare la comunione e mi manca letteralmente solo la coroncina. Dai, è carino per una cena d'estate, magari il sandaletto gioiello. O se volete renderlo un po' più aggressivo, magari lo stivaletto. Non so, fatemi sapere se secondo voi è troppo o potrebbe essere carino. Comunque è comodissimo perché è bello fresco, è svolazzino, il reggiseno potete anche non metterlo perché tanto ha le sue coppe. E niente, dietro si chiude semplicemente con la zip, le spalline sono regolabili, ci sta. A questo ho preso un pacco di tre canottiere uguali perché in realtà avevo visto un video di un'americana dove diceva che tipo per risparmiare di più dovevi acquistare appunto a
a set, diciamo. Su Shane ci sono sempre tipo le, non so come dire, tipo tre canotte, tre pantaloncini. Quindi lei sosteneva di acquistare in questo modo. E quindi niente, ho preso tre canottierine, in realtà semplicissime, così da mettere tutti i giorni. Questa qua bianca e rosa, tutte a costine. Poi c'era bianca e nera, anche questo taglio mi piace molto, spero che il bianco non sia trasparentissimo. E bianca e nera sempre però alternata, questo qua vabbè in estate per tutti i giorni, per dormire, per qualsiasi cosa vanno Di questi benino. top ne provo solo uno perché tanto sono letteralmente tutti uguali, sono fatti così, comodissimo, anzi adesso provo quello bianco che è quello che mi spaventa di più, secondo me è trasparentissimo. Questo è quello bianco e sì, in effetti è trasparente. Prossimo. Ah, questa bellissima è una magliettina. L'ho presa grigia per cambiare un po' dal classico nero, anche se la volevo nera. E voi direte, una magliettina semplicissima? No, perché qua dietro ha tutta la schiena scoperta. Io non ho nessuna maglietta fatta così, quindi con la schiena scoperta. In realtà neanche nessun vestito con la schiena scoperta. E visto che ho in mente un tatuaggio tra poco da fare sulla schiena, forse, forse, ce l'ho solo in mente, devo pensarci bene, mi sono portata avanti e ho deciso di prendere Vi questa. devo dire, non è malissimo, però io su questa avevo tantissime aspettative e non lo so, da davanti mi sembra tipo una maglietta messa al contrario, giustamente perché poi dietro è tutta quanta aperta, però è come se mi desse l'impressione che non sta, non sta così. E secondo me dopo un po' che ci avete su tenderà a venire un po' in avanti, no? Non so, comunque questa fatemi sapere voi nei commenti. Non è malvagia, però secondo me avevo talmente tanta aspettativa su questa che non me l'ha rispettata pieno. Però dietro il fatto che abbia la schiena scoperta mi piace tanto questo. Ho trovato dentro anche questo che non so sinceramente cosa sia. Sono i cerchietti da attaccare sulla fotocamera del telefono, li ho presi in rosa glitter, vabbè. Li avevo presi su Amazon un po' di tempo fa, li ero trovata da Dio e visto che li ho visti su Shein ho deciso di provarli. Poi vi farò sapere come mi sono trovata. Questi sinceramente non so cosa avevo in mente quando li ho presi, però li ho presi. Sono dei pantaloncini semplicissimi di tuta grigi con questa scritta qua in verdone. Vabbè, sono di cotone, semplicissimi, sicuramente sono comodi e forse avevo in mente magari di andarci in palestra o qualcosa del genere. Poi grigi, proprio da pigiama, vabbè, sicuramente li utilizzerò. Il tessuto di questi però vi devo dire che è bello morbido. Questi, vabbè, potevo anche non provarli, però fa niente. Comunque, secondo me quest'estate così morbidi, larghi per andare in palestra, però sono perfetti. In realtà, continuo a dire, non so perché li ho comprati, ma saranno l'acquisto che metterò di più in assoluto. Perché essendo così larghi e freschi, boh, già adesso che fa caldo io li terrei su. Ultimo capo. Questa bellissima. Questa bellissimissima. Troppo cute con tutti questi fiorellini a costine. Il tessuto di questa è morbidissimo e se vi interessa il cartellino è questo. Io i cartellini particolari ve li mostro. Con questo sembro letteralmente una bambina che deve andare a fare la nanna. Però è troppo tenero secondo me con questi fiocchettini, il materiale a costine. Io ci andrei e ci andrò tranquillamente in giro. Ultimi due capi, tra virgolette, dell'haul sono due costumi e sono questo qua bianco perché non avevo assolutamente un costume bianco, perché i costumi bianchi mi fanno sempre un po' paura e questo con i fiocchetti mi piaceva tantissimo. Poi mi ha, diciamo, consolato, tra virgolette, il fatto che non fosse bianco classico ma avesse tutte queste balzine qui e quindi non penso che diventi troppo trasparente in acqua perché comunque ha tipo un doppio tessuto, cioè il tessuto sotto più le balze. E niente, questo qua, classica mutandina semplicissima con i fiocchetti qua ai lati e il pezzo sopra è il classico triangolino perché io metto solo triangolini. Riprendo i fiocchetti qua sopra, ha diciamo le coppe preformate che io toglierò perché sono una cosa che odio e niente, questo molto carino, ripeto, l'ho preso solo perché non avevo un costume bianco. E questo un po' più particolare l'ho preso perché è zebrato e mi ricordava la Juve e quindi ho deciso di prenderlo. Il modello in realtà è identico a quello di bianco, quindi mutandina fatta così, pezzo sopra, triangolino, sempre con le imbottiture che toglierò. Questo
Questo qua mi piace tantissimo. In realtà tutti e due questi costumi mi piacciono un sacco. E nulla ragazze, quindi questi qua erano i miei acquisti. Spero che vi siano piaciuti. Fatemi sapere nei commenti quale vi è piaciuto di più, quale vi è piaciuto di meno. Se vi sta bene qualcosa, se qualcosa proprio assolutamente no, rimandalo indietro. E niente, vi mando un enorme bacione e noi ci vediamo venerdì con il prossimo video. Ciao ragazze!